Ciao a tutti, benvenuti alla ormai 15ª edizione della Befana Bike qui al laghetto di Scarpizzolo a San Paolo. Diciamo che quest'anno siamo stati baciati veramente dalla fortuna, perché abbiamo avuto tempo splendido prima e naturalmente oggi ancora, se possibile, migliore, in quanto c'è meno freddo, sole e partecipanti che sono arrivati a go go da ogni dove. Siamo contenti, speriamo e siamo sicuri che andrà tutto bene. E, percorso praticamente lo stesso l'anno scorso, con piccoli ritocchi, visto che comunque era sempre piaciuto, abbiamo ritenuto idoneo mantenere questo tracciato. E ovviamente ringraziamo i pochi sponsor fedeli che ogni anno ci sostengono e tutti i collaboratori e volontari che permettono una buona riuscita della manifestazione. Grazie.
c'è l'albero? Thank you.
Santo Lucio da tutte le sere ho scritto la rete, stai che la gamba, ho via la gomma, me la coso, cosa porta? Col fatto che tu hai scorpionato la tua ferma, la tua ferma, la rieccoci di nuovo in diretta da San Paolo, Scalpizzolo, da San Laghetto. Paolo, sì. Qui abbiamo un concorrente per nulla provato dalla prestazione, il Buon Viaggio. Qualcosa da dichiarare prima del tuo testamento? No, ci siamo divertiti, io mi sono divertito, penso si siano divertiti anche gli altri. I primi quattro giri il fondo era perfetto, bello ghiacciato, l'ultimo giro si lasciava un po' andare, però bello, dai. Quindi questa tua affermazione è un gesto d'accusa nei confronti dell'organizzazione? No, del tempo. Ancora un paio di gradi in meno, era perfetto anche il quinto giro, tutto lì. Ok, faremo tesoro di questo prezioso suggerimento e provvederemo per l'anno prossimo. Ciao. Bene, complimenti ancora. Grazie. Allora Aldo, grande rientro, prima gara dell'anno, dopo l'incidente, com'è stata oggi? È stata dura, dopo 23 mesi di non gare, fare una gara così abbastanza tirata come questa, ho fatto tutto l'ultimo giro con i crampi, però sono contentissimo, sono stato avvantaggiato dal fatto che sono riuscito a partire davanti, quindi poi dopo la gente mi passava, non ho trovato imbottigliamenti e quindi non ho trovato impedimento sul mio percorso. Come sempre il tuo team è numerosissimo alle gare. Sì, questa mattina eravamo qua in 17 della squadra, tra l'altro coprivamo quasi tutte le categorie, a parte forse gli M1, sono molto contento anche dei nuovi arrivati, vari Fappani, Ricca, D'Alessandro, Barbera, Salvatore, sono contento. Allora Michele, l'ultima volta che ti ho intervistato hai vinto una gara e questa è la prima volta di quest'anno, è un'altra gara vinta, com'è stata oggi? Sì, no, è stato bello, dai, perché alla fine siamo partiti in quattro già dal giro di lancio, siamo rimasti in quattro fino praticamente all'ultimo giro, dai. Ecco, l'ultimo giro c'è stata un po' di bagarre e ecco, ne ho un po' approfittato nelle curve dove il ghiaccio si è sciolto, diciamo, dai. Percorso da guidare, veloce ma da guidare? Sì, molto veloce da guidare, cioè, il ghiaccio l'ha reso un po' insidioso, diciamo, su certe curve, perché uno alla volta comunque in terra ci siamo andati tutti. E sì, una gara molto veloce, dicevo, però non banale, ecco, quello devo dirlo, non banale come gara. Come stai programmando la stagione? Oddio, siamo ancora all'inizio, adesso vediamo di divertirci e se i risultati vengono ancora meglio. Allora Giampaolo, non si molla un metro? No, non si molla, quest'anno poi sono partito con un nuovo team, ho sempre fatto bene, però sono ben preparato, ben allenato e anche oggi sono andato molto bene perché visto la gente che c'era, i primi quattro erano inarrivabili, sono arrivato subito a ridosso, perciò sono molto contento. Percorso pianeggiante ma abbastanza nervoso. Inganna perché è molto tecnico, poi giro dopo giro il ghiaccio si lasciava andare e gli ultimi due giri è diventato veramente tecnico a livello proprio di guida. Dopo è pieno di rilanci, di strappetti, è un bel percorso, ormai lo facciamo da un po' di anni, è una bella gara, complimenti a loro che la fanno sempre. Prossima gara? La prossima adesso vediamo perché non ci sono tantissime gare in calendario, la prossima dovrebbe essere a Desenzano, penso adesso, passiamo a Desenzano per poi cominciare col circuito Franciacorta quando ai primi di marzo, perché adesso ormai le gare sono poche. Allora Gabriele lì davanti si faceva fatica oggi, com'è stata? Ma siamo andati via in quattro, si stava diciamo bene fino al terzo giro, poi abbiamo cominciato ad attaccare
prima io, poi Fabio, Righetti, e alla fine l'ultimo giro si è deciso tutto. Come hai trovato il percorso? Percorso molto bello, è stata una gara particolare perché man mano che giravamo continuava a smollare sempre di più, in alcuni punti era molle, altri ancora ghiacciato, e è veramente difficile stare in piedi. La stagione è appena iniziata, come continuerà? Beh, la stagione sì, è appena cominciata, diciamo che per me non è mai finita perché faccio ciclocross e continuerà ancora per questo mese con le gare di ciclocross e poi cominciano i circuiti. Allora Luca, stamattina lì davanti c'era una grande battaglia, grandi nomi, com'è stata? Ma è stata una gara tiratissima fin dall'inizio per essere la prima. Siamo rimasti subito io, Pasquali, Righetti e Tacchinardi al comando. Abbiamo fatto tutta la gara insieme e poi l'ultimo giro ci siamo un po' rotti, un po' il terreno ha ceduto e la terra tutta smossa, e per me è un buon secondo posto perché per iniziare va benissimo. L'organizzazione come l'hai trovata? Ma è la prima volta che partecipo a questa corsa, mi è piaciuto molto, ho provato venerdì il percorso e merita molto, complimenti. Prossima gara? Prossime gare sinceramente non lo so, dovrei fare Desenzano, poi ancora Franciacorta, Olio Cape e Terre Bresciane come circuiti. Allora Fabio Pasquali, oggi grande battaglia lì davanti, com'è stata? Sì, diciamo che è stata molto divertente, ci siamo trovati in quattro subito e ci siamo un po' sportivamente scannati nel boschetto. Poi alla fine abbiamo fatto il giro tutti tra scivolate e cadute e poi c'è stata un po' di selezione all'ultimo giro, siamo arrivati praticamente uno alla volta. Fondo perfettamente ghiacciato all'inizio, ma l'ultimo giro ha mollato un attimo. Sì, i primi tre giri si stava diciamo su, dopo ogni curva si rischiava di andare per terra, infatti non c'era fango però c'era molto ghiaccio, comunque bellissimo. I tuoi avversari? Ma eravamo davanti io, Righetti, Tacchinardi, Bonaiti e tutti i ragazzi che vanno molto forte, quindi era un terno al lotto per chi avrebbe vinto, comunque ha vinto il più forte. Allora Simona, chi ben comincia è già a metà dell'opera, prima gara dell'anno, prima vittoria, com'è stata? Direi benissimo, anche l'anno scorso ero qua per festeggiare la Befana, quindi anche quest'anno dovevo onorare la nostra festa. Mi sono divertita anche oggi, il percorso era comunque un po' ghiacciato all'inizio, ha tenuto fino alla fine perché pensavo si lasciasse andare con il caldo, invece ha tenuto e quindi ci siamo divertiti e fino alla fine. Come stai preparando la tua stagione? Mi sto preparando per un anno diverso, diciamo, ho dei bei progetti e speriamo che vadano bene. Eccoci qui, allora abbiamo finito, la manifestazione è andata splendidamente, un bel sole caldo filtrava attraverso i vari alberi presenti sul percorso, 132 partecipanti, nessun incidente di rilievo, soddisfazione generale da parte sia degli atleti che degli organizzatori, tutto bene, colgo l'occasione per ringraziare come sempre i collaboratori e i volontari, nonché tutti gli sponsor che hanno permesso la buona riuscita di questa manifestazione, e che dire, un'altra bellissima giornata di sport, ci vediamo l'anno prossimo. E un piccolo ricordo a Alfredo che probabilmente ci guardava da lassù. All'anno prossimo, ciao a tutti! Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione.
io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.